Sono il tenente Carter Blake. E questo è l'agente Norman Jaden dell'FBI. Stando alle nostre informazioni, Ethan Mars è un suo paziente. Vorremmo farle qualche domanda su di lui. Mi dispiace, ma questo è impossibile. Come ha detto, scusi? Ho il vincolo del segreto professionale. Non posso parlare dei miei pazienti in nessuna circostanza. Il mio lavoro è quello di trovare Sean Mars vivo. E non me ne frega un cazzo di tutte le sue stronzate. La vita di Sean Mars potrebbe dipendere da lei. Ci dica quello che sa, dottore. Mi dispiace, non posso aiutarvi. Ora devo chiedervi di uscire. Le conviene collaborare. Dico per il suo bene. Dottore, c'è in ballo la vita di un bambino. Forse potrebbe aiutarci a salvarlo. Era forse una minaccia? Era solo un consiglio spassionato, Doc. Dovrebbe seguirlo. Blake, basta così. Andiamocene. Chiamerò la polizia e presenterò un reclamo per il suo comportamento. Dottore, lei sta tirando troppo la corda. La sola cosa che voglio è salvare la vita di quel bambino. Adesso lei farà il bravo e mi dirà quello che voglio sapere. Altrimenti andrà a finire che perderò Blake, la pazienza. Smettila, immediatamente. Ti lasci andare. Lei non ha alcun diritto. Avanti, Doc. Con le buone o con le cattive? Sta a lei decidere. Che ti succede, Norman? Hai paura? Non vuoi sporcarti le mani, vero? Non volevi salvarlo, quel bambino? Voglio salvare Sean Mars tanto quanto te, ma non per questo mi prendo la libertà di fare quello che voglio. Quindi adesso finiscila con queste stronzate! Questa me la paghi, Jaden. E non preoccuparti, perché io non dimentico. Ethan Mars soffre di problemi psichici da quando è morto il suo primo figlio. Si sente colpevole per l'accaduto. Una sorta di ossessione. È perseguitato da visioni di corpi che annegano. Qualche settimana fa, al termine di una seduta, ho trovato questo per terra. Deve essergli caduto dalle tasche. Ash, recupera tutte le unità disponibili per trovare Ethan Mars. Voglio un uomo davanti a casa sua giorno e notte. Informa tutte le agenzie per avviare le ricerche. Voglio pattuglie in stazioni, aeroporti e fermate degli autobus. Ogni singolo poliziotto deve stargli addosso. Dobbiamo sempre sapere dov'è. Sì, Ethan Mars è l'assassino dell'origami.